Nuova puntata di City Report. Oggi vi portiamo in giro per Lambrate, tutti i posti abbandonati di Lambrate che vi abbiamo fatto vedere negli scorsi anni e che ancora oggi sono in queste condizioni. Prego il nostro amico cameraman Francesco Rep di inquadrare quello che succede. Insomma, che dire, la zona è abbandonata, Villa Folli è sempre più conciata in condizioni particolari, ma oggi andremo a fare un po' di servizi. Come vedete è abbastanza buio perché li facciamo in notturna, perché vogliamo farvi vedere anche cosa succede nella Milano by night, e nella Milano by night ne succedono parecchie. Andiamo avanti. Che dire, una discarica a cielo aperto, come potete vedere, che non è mai cambiata negli ultimi anni. Guardate quante gomme. E tutto questo ci fa pensare, ma da quando abbiamo segnalato noi le cose, che cosa è cambiato? Valutatelo voi, ci sembra sempre peggio. Lambrate, questo è il 14, e guardate, ci hanno messo le loro belle catenelle, ma come puoi vedere hanno coperto anche il buco dove l'ultima volta eravamo entrati, c'è anche una porta dietro e questo è uno dei posti. Thank you.
siamo al T9, ex mens innocenti, siamo con l'amico Luca che ci accompagna, riprese in notturna per farvi vedere cosa succede in questo stabile la notte a Lambrate. Adesso entriamo. Beh, cari amici, siamo rientrati nella mens innocenti, questa volta questa volta entriamo anche di notte. Inquadra un po', guardate che squallore. L'ingresso, come avete visto, è abbastanza facile. Perché vi portiamo qui in notturna? Perché stiamo facendo un giro delle proprietà occupate nella zona di Lambrate di notte. Per cui vi facciamo vedere cosa succede di notte. Sapete, di giorno sono capaci tutti, ma di notte, insomma, c'è qualche difficoltà in più. Frank, dimmi, prima volta che tu entri qui con noi, siamo insieme a Orso, a Luca, che ne dici? Com'è sta roba? C'è un po' di abbandono qui, direi. Forse dico una cosa scontata, ma è la prima cosa che viene in mente di notte a vedere una situazione così, pieno di vetri e pericolosità. Sì, poi c'è uno scempio, come diceva Orso, di batterie Francoil, come potete vedere. Ma adesso ci riteniamo alle scale dove si sale. Guardate. E questa è la vita vera, non è un film, Direi che da questa parte, facciamo il giro, facciamo vedere che questa parte è bloccata. Chiaramente qui abbiamo le abitazioni, guardate le luci accese delle abitazioni. Qui il passaggio sembra bloccato, però io ci tenterei lo stesso, dai. Come va? Tutto bene. Eccoci arrivati. Questo è il primo piano. Come stiamo messi al primo piano? Sì, una sedia. Pipistrelli. Immondizia da tutte le parti. Occhio alla buca. Dove l'ultima volta avevamo visto le capanne, in questa occasione troviamo solo sedie bruciato, bidoni di omotaurine, che non so che cos'è, e delle pentole, ma non abbiamo finito il giro. Questo che cos'è? No, questo è un letto, ragazzi, questo qui è un letto. Che dici, questo è un letto? Sì. Quindi siamo in notturna e stiamo facendo vedere le immagini nelle ore notturne. Qua c'è qualcuno che dorme. Proseguiamo. Vieni. Notturna, City Report, Frank Diamond. Guardate Orso, guardate qua i pernotti. Ancora non sono rientrati, Però guardate, ci sono le scarpe. Ci sono le valigie, guardate, uno, e a seguire c'è anche il secondo. Che dici? Un posto del tutto meno che abbandonato qui, No, abbandonato di sicuro là. No, lì c'è uno zaino. E qui c'è anche un buco. Cari amici, ma come possiamo divertirci noi se non scoprendo le cose che non vanno del Comune di Milano?
Dobbiamo vederle, perché? Perché le abbiamo plurisegnalate, tra l'altro non le abbiamo segnalate neanche noi, le hanno segnalate anche altri, quindi non ci possono neanche dire che noi siamo schierati contro il comune, no, in realtà noi siamo contro il degrado, l'abbandono e le questioni di degrado. Diciamo che questa proprietà ex innocentimenza potrebbe avere una funzione migliore, no? Ma non abbiamo mica finito. Siamo in inverno? Fa ancora freddo? E i sotterranei? Andiamo a vedere. Questo passaggio è stato aperto, come potete vedere, eh? Guardate. E conduce a un'altra ala dell'ex mensa Innocenti T9, via Marte di Nassiria, via Rubattino, municipio 3. Cavolini. Una gratta addirittura è stata staccata, guarda, fagliela vedere. Non avrebbe senso sta cosa. Insieme agli altri tavolini. Secondo te perché hanno staccato questa gratta? Onestamente non ne ho idea. Guarda, riprendi un attimo, guarda. È stata scassata. Scardinata. Forse per far salire i tavoli, come diceva giustamente il nostro amico Orso. Un piccolo ragionamento mentre stiamo facendo l'uscita. Cioè, non è che torniamo qui dopo anni che facciamo vedere questa situazione di giorno perché è un caso. E neanche perché dobbiamo occupare spazi, perché abbiamo tanti di quei posti da vedere che non immaginate. Torniamo qui per farvi capire che giorno e notte le situazioni non cambiano e anzi peggiorano. Adesso sono le circa le 22 e ancora non si è visto nessuno. C'è da dire anche una cosa, che forse le luci all'interno da fuori si vedono, per cui se qualcuno vuole entrare chiaramente fa fatica. Comunque tutto possiamo dire, meno che quei pernotti che abbiamo visto in fondo non siano abitati. Ma ci manca ancora qualche posticino, e quindi se ti report insieme a Diamond Frank e Orso prosegue nella sua esplorazione notturna di questa proprietà nel municipio 3. Questo sicuramente a qualcuno è servito per vedere. Questo è un altro pernotto, per esempio, in mezzo ai gradini. Chissà se c'era nelle precedenti volte, non ce lo ricordiamo, potete vederlo voi direttamente dalle nostre immagini. Un passeggino. Pneumatici. Strana storia qui. Mangiare di Natale, c'è il mangiare di Natale. Siamo nell'alto del terrore, cioè i sotterranei. Bruciature. Un altro pernotto? Sì. Sì. Un altro pernotto. Un altro pernotto. Sono 10 di sera. Giusto per dirlo a chi mi lanta situazioni che non sono quelle reali. Questi sono pezzi di vetro.
merendine, di tutto. Esatto. Proseguiamo. Un'altra stanza. Questa è la Milano Green, la Milano dell'accoglienza. Guardate che spettacolo, eh? Addirittura abbiamo le porte comunicanti qui, eh? Da un lato all'altro. Segni di bruciature, segni di devastazione. E qui direi che chiude. Perché è chiusa? Sotterranea notturna. Per tutti gli amanti di film thriller e di quelli di paura che stiamo giocando. Devi andare piano però. Io. Con ironia vi diremmo che ci stiamo divertendo. In realtà stiamo continuando a scoprire delle situazioni che avevamo già visto in diverse occasioni, comprese la lavatrice e le bottiglie di birra della Fidel, ma che torniamo a vedere nella notte. Ragazzi, siamo in notturna, eh? Come potete vedere. Questa qui è la cucina per... Sì, questa è una cucina, qualcosa del genere. Servizio continuo, non fermare, acqua, vino. Vedete schifezze, borse, buchi, forse hanno cercato di portarsi via degli altri cavi di rame, bottiglie di birra sicuramente. Entriamo in altre stanze. Quella miseria. Guardate qua, bottiglie di urina. Feci. Immondizia. Però abbiamo recuperato anche un'altra cosa qui, signori e signore che ci state seguendo. Abbiamo beccato anche che il pernotto è dal lato opposto rispetto a dove comunque il locale bagno, chiamiamolo così, è qui. Questo è il locale pernotto. Cosa sa sta cosa? Cos'è? Cos'è sta cosa? Questo qua dove è per tenere i disegni. Sbaglio? No. Ci sarà un artista allora. Padelle, seggiole, come potete vedere una cucina tutta disincrostata. Quindi questa è la parte nel sotterraneo dove si dorme. Ok. Proseguiamo perché il sotterraneo non è ancora finito. Posso dire che qui mi metto i brividi, mi ricorda un po' Saw, la scenografia di Saw. Purtroppo non è una scenografia, è vita reale nel municipio 3 a 7 km dal centro di Milano. E fra l'altro, Frank, non è manco la prima volta che entriamo qui, eh? Ricordo ai nostri amici che rientriamo qui perché stiamo facendo un servizio più ampio su Lambrate, su tutte le zone del municipio 3 che sono abbandonate, occupate, eccetera. Per cui ve ne faremo vedere un po'. Abbiamo deciso di farle tutte in una volta e tutte in notturna. Guarda qua, non c'è più un cavo elettrico, è stato tutto spellato, tutto portato via, rame non ce n'è più, guarda. Ed ecco l'ingresso e l'uscita del carbone dei tempi. E con questo direi che abbiamo finito il nostro sopralluogo qui all'interno.
spengo. Vi ringraziamo per averci seguiti e facciamo una conclusione al di fuori all'esterno, anche perché avete già visto praticamente tutto. E preferiremo rimanere a mani libere, perché noi facciamo le cose sul serio. Se ti reporto il mio trapasso, ci vediamo fuori. Sta borsa dietro la porta? Mi tieni? Tieni una seconda, che c'è, sono l'unico che ha i guanti oggi. Allora, qui non c'è niente. Questa borsa qui, guardate, attaccata direttamente qui. È vuota. Vuota? È vuota. Stranamente però è appesa lì. Strano, eh? Cosa c'è? Coperte. Quindi è un pernotto dietro la porta più d'ingresso? Più giù. Quindi c'è il lucchetto, c'è una persona che è chiusa qua dentro e sta pernottando qua dentro. Vedi? Qua c'è il lucchetto. Ok, che prova a darci un'altra immagine dentro, lascia gli spazi un attimo che gli facciamo fare da un'immagine dentro, in qualche maniera. Noi non entriamo, ma giusto per dirvi che c'è persone che dormono qua, si sono addirittura chiuse dentro. Ok, direi che va bene così. Usciamo. Ed eccoci, siamo in uscita, 22.45 circa, municipio 3. Il T9, la mensa innocenti, guardate cosa abbiamo trovato e diteci voi se dopo anni deve essere tutto ancora in queste condizioni. City Report, Tullio Trapasso, Diamond Frank, Orso, andiamo avanti.